Ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale e in questo nuovo video. Allora, innanzitutto mi vedete con un'acconciatura diversa. Ebbene sì, mi sono fatta le trecce. Ho girato alcune clip sulla spiaggia perché le ho fatte lì da una negretta che è passata. Passano queste negrette a fare le treccine, le fanno come gliele chiedete e io le ho fatte così a 6 trecce e mi sono fatta fare il prolungamento. Vedete come sono lunghi sotto e niente, dopo vi lascio qualche clip. Mentre le facevo, altra cosa che volevo dire è che giustamente avete visto la prima clip del video, in cui c'è camera da letto, diciamo abbastanza sottosopra, e vi ho fatto vedere un repellente per animali, nello specifico per blatte. Perché cosa mi è successo? Stamattina, perché oggi è sabato, prima di andare al mare mi stavo preparando e ho trovato una blatta nella camera da letto. Non vi dico, io ho la fobia e quindi guardo di là perché ho la finestra aperta, non so se qualcuno mi guarda dall'altra parte, mi vergogno. Comunque, non vi dico il panico perché io ho proprio la fobia e ero da sola con Gabriele che dormiva, infatti le mie urla l'hanno svegliato dal sonno e mio marito non poteva venire perché stava lavorando e fortunatamente, dato che dovevo andare a mare con questa mia amica che è molto più coraggiosa di me, l'ho chiamata e ho detto guarda sali un attimo perché ho questo problema. L'ho chiamata piangendo in realtà perché veramente raga io ho la fobia, quindi appena le vedo sto male proprio. E niente, quindi vabbè, fortunatamente poi le è salita e con questo Baygon che mi ha comprato e l'ha spruzzato, è uscita e l'ha uccisa. Comunque il panico. Quindi niente, ora io vado a fare prima una bella doccia e poi vado a sistemare tutta la camera da letto, devo fare ancora il letto e niente. Quindi ci vediamo tra un po'. Nel frattempo vi lascio le clip delle treccine, di quando ho fatto le treccine in spiaggia. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. Allora, non so se si percepisce dai video, ma penso proprio di sì, ero proprio sofferente, comunque è un po' doloroso nel senso che ti tira i capelli per farle belle strette, quindi vedrete una me sofferente. La mia amica che era con me, che mi faceva le riprese, mi parlava, mi prendeva in giro, per questo mi vedete chiacchierare, stavo parlando con lei. E qui invece è quando mi inizia a mettere il prolungamento. Comunque devo dire che a me sono piaciute tantissimo. Il risultato finale era davvero bello. L'unica cosa è che comunque essendo molto molto strette, inizialmente mi viene un po' di mal di testa perché comunque ci dovete abituare, però mi sono fatta passare uno sfizio, anche se io le volevo per tutta la testa, ma almeno mi sono fatta passare lo sfizio perché se no me la facevo e magari mi restava quel desiderio di farle, insomma. Qui le iniziavo a mantenere sotto in modo che quando tirava per fare la treccia, perché lei la faceva bella stretta, non mi tirava troppo i capelli.
Riprese finite per quanto riguarda le treccine, ero a casa e inizio, diciamo, a sistemare la camera da letto, perché in tutto questo avevo lasciato tutto com'era ed ero andata al mare, perché sennò si faceva troppo tardi. Inizio col passare l'aspirapolvere perché approfitto nell'avere spostati i mobili e c'era un po' di polvere e quindi passo l'aspirapolvere. Scusatemi per questa ripresa perché me l'ha fatta mio marito e ha messo il telefono dritto, quindi è venuta male, però l'ho voluta mettere lo stesso. E insomma, vado a togliere la polvere e poi vado a rimettermi tutto a posto. Vado a rifare il letto, ma non è che c'è chissà quanto da rifare, perché parliamoci chiaro, in estate con le lenzuola subito si fa, dormiamo sopra le lenzuola dal caldo, per cui basta tirarle un po' ed è fatta. Nonostante sia molto stanca, tornata dal mare dopo una giornata di mare, ovviamente c'è, pesatemi le parole, nel senso, passatemi la parola, sono stanca dopo una giornata di mare, perché si sa, il mare stanca, ma ovviamente meglio il mare che altro, nel senso, con tutto il rispetto per chi lavora, ovviamente si stanca di più, però ero super stanca, ma ho comunque spolverato perché non lo facevo da qualche giorno, no? E già sapevo che l'indomani sarei dovuta andare di nuovo al mare, quindi scendevo presto al mattino e insomma queste cose comunque si devono fare, non è che vai un mese a mare e trascuri per un mese la casa, quindi la sera mi tocca fare qualcosina, mi faccio qualcosina ogni sera e poi approfitto quando non vado a mare per fare cose più pesanti, cose extra eccetera eccetera, anche se in questo periodo ora ormai abbiamo iniziato, abbiamo preso il ritmo e quindi andremo quasi tutti i giorni. Vado a fare il bagno perché comunque anche questo non l'avevo fatto, una passata veloce con l'alcol, però va fatto tutti i giorni il bagno. E non so se vi ricordate che avevo detto che la borsa del mare che avevo acquistato volevo conservarla per eventuali vacanze, invece vado a lavarmi questa qui che utilizzo insieme al copricostume, il pantaloncino di Gabriele eccetera, in realtà vado a metterlo solo nella lavatrice, non vado a lavarla, però vado poi ad utilizzare quell'altra, quindi questa la lavo e poi mi vedrete anche mettere sulle sedie fuori le asciugamani che abbiamo utilizzato oggi per il mare, così si asciugano, ecco, e poi le vado a mettere in la lavatrice per lavarle. Mi vado a stendere il costume, quella è una cosa che lavo quotidianamente a mano, almeno che non ho una lavatrice da fare nell'immediato, perché comunque il costume è che è sempre un po' umido, se non lo lavi subito poi dopo puzza, e lo vado a stendere fuori nel terrazzino.
nel frattempo mio marito è tornato da lavoro e mi ha portato la spesa. Vi volevo fare uno svuoto alla spesa veloce perché ho visto che vi piace. Allora mi sono fatta portare il pesto, mi ha portato questi panini hot dog, mi ha portato, ah, questa è stata sorpresa, uno spalmabile tipo al pistacchio, il gusto che io adoro. Poi il bamboletto che serve sempre, soprattutto in questo periodo che andiamo a mare. Brioscine. Tuc, sempre da portare sulla spiaggia per spuzzuliare. Ma si dice qua, una Fanta. Poi faccio vedere, nell'altra borsa acqua, bottiglia. Un'altra acqua. Pasta. Cubetti, pennette, poi un pezzo di parmigiano da grattugiare. La Gabriele è qua a terra che prende in giro. Nutelline, piccoline, c'è qua. Aspettati, tieni. E vuoi? E per finire due pezzi di cioccolato. Questo è anche a sorpresa perché non avevo chiesto questo caldo, però sempre buono, eh. E come vi ho detto, ve lo ripeto di nuovo, comunque vado a spolverare perché non spolveravo da un po' di giorni andando al mare quasi tutti i giorni e purtroppo è una cosa che si deve fare perché sennò il mobile da bianco diventa nero e quindi me lo sto facendo appunto la sera. Mi vado a spolverare nell'open space, diciamo, poi mi vado a pulire un pochino il tavolo, insomma vado a mettere un po' a posto, poi anche il divano, vado a cercare di rendere la casa abbastanza presentabile per l'indomani che comunque mi alzo presto e quindi non riesco a fare nulla. Nel frattempo abbiamo finito tutti quanti di farci la doccia, quindi vado a mettere accappatoi fuori e il tappetino del bagno. Prima che mi dimentico, volevo salutare un'altra personcina. Non ho capito che se non vi piace questo intercalare, perché una di voi nell'ultimo commento mi ha fatto il punto interrogativo con personcina. Non lo so, mi sembra carino come intercalare. Comunque, volevo salutare Rosanna Di Toro, che mi ha chiesto in un commento di essere salutata. Io lo faccio veramente con tanto piacere. Ti mando un bacione fortissimo, Rosanna. Grazie per i commenti e grazie per l'affetto. E niente, se magari c'è qualcun'altra che vuole essere salutata nel prossimo video, può dirmelo nei commenti. Io lo faccio con molto molto piacere. E niente. Raga, sono a letto, ho passato la Tinico, però non ho neanche fatto il video
perché mamma mia, faceva troppo caldo, infatti guardate qua, mi sono sudata. E niente, io penso di chiudere il video così. Niente, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono le treccine. Lo so che magari pensate, questa è pazza, sì, io sono pazza. L'anno scorso invece, non mi ricordo se ve lo feci vedere, mi feci solo un torciglione viola nei capelli, e quest'anno avevo lo stesso di fare tutta la testa piena di trecce, però a parte il costo è molto elevato, quando fai tutta la testa viene tipo 150 euro e non mi sembrava il caso, e poi ci vogliono parecchie ore, tipo 4, 5, 6 ore. E invece io così, queste qui le ho fatte sulla spiaggia, ci ha messo tipo tre quarti d'ora, poco comunque, e mi sono fatta passare lo sfizio. Anche se mi vedo comunque, diciamo che mi è uscito tutto il faccione da fuori, quindi però mi piace. Mi piaccio, mi guardo di là perché di là c'è lo specchio. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piacciono e se anche a voi magari sarebbe venuta questa cosa di farla, oppure sono solo io la pazza. E niente, io comunque vi mando un forte bacio. Ah, ho comprato anche questo sulla spiaggia. Guardate com'è carina questa collanina con il cuoricino, le perline. Mi piace molto, è molto estiva. E me la sono presa così. E niente, comunque vi mando un forte bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!